Hai appena scaricato PrestaShop e siamo lieti di contarti tra i nostri utenti. Vediamo insieme quali sono i quattro passaggi da seguire. Andiamo! Il processo di installazione dovrebbe durare circa 10 minuti. Prima di iniziare avrete bisogno di possedere un nome di dominio, per esempio mionegozio.com, e un host associato al vostro nome di dominio, già impostato con un database. Per sapere di più sui nomi di dominio e su come impostare un database sul tuo server, chiedi al tuo fornitore di hosting. Per iniziare l'installazione, la prima cosa da fare è decomprimere il file zip che hai scaricato da prestashop.com. Una volta che il file è stato decompresso, avrai una cartella contenente i tre file che appaiono sullo schermo. Poi, connettiti all'host associato al tuo nome di dominio usando i dettagli di connessione forniti dal tuo host. Una volta stabilita una connessione al server, trasferisci i tre file che hai estratto dall'archivio zip. Il trasferimento può richiedere qualche minuto. Una volta che il trasferimento del file è completato, sei pronto a passare al passo successivo. Utilizzando il tuo browser web, vai al nome del dominio associato al tuo hosting, ad esempio mionegozio.com. Da lì, l'installazione di PrestaShop dovrebbe iniziare automaticamente. L'installazione può richiedere alcuni minuti. Una volta che l'installazione è completa, sarai guidato attraverso ogni passo. Il nome utente e la password che hai scelto in questo passo saranno utilizzati dopo, per accedere al tuo negozio. Si prega di notare che la scelta del paese del tuo negozio influenzerà l'aliquota IVA applicata, la valuta utilizzata e la lingua del back office. Una volta che hai compilato le informazioni sul tuo negozio, dovrai collegarlo al tuo hosting. Queste informazioni di connessione al database sono fornite dal tuo fornitore di hosting e includono, ad esempio, l'indirizzo del server o il nome del database. Per favore, contatta il tuo fornitore di hosting se hai dei problemi. Una volta che il tuo negozio è collegato, puoi passare alla schermata successiva. Il tuo negozio viene creato da PrestaShop sul tuo server. Dopo qualche istante, il tuo negozio sarà stato creato e l'installazione sarà terminata. Solo un altro passo e il tuo negozio sarà pronto. Ora cancella la cartella install dal tuo server. Sempre sul tuo server, rinomina la cartella admin con un nome di tua scelta, per esempio admin boutique o back office PrestaShop. In effetti, un nome di cartella unico renderà molto più difficile l'accesso agli intrusi. Ora puoi accedere al front office, cioè alla parte pubblica del tuo negozio. Per accedervi, basta andare al tuo indirizzo, per esempio mionegozio.com. E voilà! Il tuo nuovo negozio contiene degli articoli campioni che vedrai quando arriverai per la prima volta sul sito. Ora puoi accedere al back office del tuo negozio. Per farlo, vai all'URL del tuo nome di dominio, seguito dal nuovo nome che hai dato alla cartella admin. Per esempio, mionegozio.com/adminshop. Per accedere, inserisci l'indirizzo email e la password che hai scelto durante l'installazione. Ora hai accesso al back office. Devi solo configurarlo e vendere i tuoi primi articoli. Questo è tutto. Il tuo negozio è ora online e pronto per essere configurato. Buone vendite!